comunque, senza scendere in queste questioni, dicevamo, ecco, volevo leggervi alcuni passi a proposito della considerazione del ruolo della donna che Toland ha. E allora, qui ho un altro libro che ora è fuori catalogo, sono Le lettere a Serena di Toland. Un'edizione degli anni 70 curata da Le Caldano, in italiano sono molto belle, se lo trovate in biblioteca leggetelo perché sono bellissime. Ecco, Lettere a Serena. Serena è un nome fittizio, si tratta di Sofia Carlotta di Prussia. Questo libro è precedente a quello di Pazia e appunto già nel titolo compare il nome di una figura femminile e in quest'opera si parla, Toland insiste su quale sia il ruolo della donna nella società. E allora, nell'introduzione ne ho riportato un passaggio che vorrei leggervi a proposito proprio del ruolo della donna, torniamo sempre a noi. E Toland scrive: L'esclusione delle donne dalla cultura è effetto di un'abitudine inveterata o deriva piuttosto da un progetto esplicito degli uomini. Non ripeterò qui la mia dimostrazione dell'eguaglianza degli organi intellettuali in entrambi i sessi. Ciò che colloca, le donne sullo stesso livello degli uomini nelle faccende quotidiane, nessuno lo nega questo. Basterà per renderle capaci di ogni genere di miglioramento una volta che potranno usufruire, come noi uomini, dei vantaggi che derivano dall'educazione, dai viaggi, dalla compagnia e dall'amministrazione degli affari. Dunque, per citare uno dei nostri ministeri, Toland era per le pari opportunità tra uomo e donna. Naturalmente dovevano essere anche date pari C'è uno dei condizioni. ministeri Più discussi, più discussi, mettiamola giù. Soprattutto per come sono gestiti, ma non ci interessa in Diamo, questo c'è una campagna momento. elettorale, non possiamo fare niente. In questo momento non ci interessa, però dicevo, date condizioni identiche, in Toland non vede per quale motivo poi anche le donne non possono svolgere un ruolo cardine nella società. Ruolo cardine che era ricoperto dai Pazia. E allora torniamo di Pazia. Peraltro, come immagino sappiate, la Mikado finalmente trasmetterà e distribuirà in Italia il film Agora. Su questo c'è, insomma, si è aperta anche una polemica, una discussione molto viva. È stata anche avviata una petizione online per raccogliere firme perché in un primo momento di Pazia, che era stata prodotta in Spagna da Telecinco, non trovava un distributore in Italia. E questo naturalmente la dice lunga su quali siano, insomma, parlare di Pazia ci invita anche a riflettere sulla situazione civile del nostro paese, è per questo che ritengo sia importante. Ecco, finalmente per tanto tempo non ha trovato un distributore perché in Spagna è uscito in autunno, era forse ottobre, finalmente Agora, questo film di Alejandro Amenábar, sarà trasmesso il 23 aprile anche in alcune, magari non tutte, dalle sale cinematografiche italiane. E Il allora, regista, scusa, il regista è il regista di Male Dentro, giusto che molti di voi non l'avranno visto. Ma il film è sui pazzi, eh? Sì, è sulla vita di perché della Pazia. Zona Golana. Magari c'è un problema di copyright, non lo so. Non c'entra niente con la Golana, la piazza, nel senso. Penso proprio che si Beh, riferisce a forse si sì, riferisce al fatto che lei era una grande al mondo greco, intellettuale ed era legata a al mondo tutti la greco, classica. sicuramente. Ecco, dicevamo, il nome di Pazia ultimamente, cioè, ci sono familiari un po' a tutti e è notevole proprio per questo. Ora, io personalmente non ho visto questo film, proprio perché essendo italiana non l'ho potuto vedere, però ci sono alcuni aneddoti che il regista ha portato anche al cinema, che peraltro vengono narrati anche da Toland e da tutti gli storici ecclesiastici di cui si affida, che secondo me possono, mi sono stati comunque raccontati da chi questo film ha visto, secondo me possono prestarsi a letture un po' ambigue. Allora vorrei narrarveli e proporvi una mia lettura, semplicemente. Sono due. Dunque, in un caso Damascio, che è un filosofo neoplatonico, anche Ipazia, filosofa neoplatonica, ci tramanda il fatto che Ipazia fosse sposata con Isidoro. Ipazia, apro una parentesi, forse non ho ancora detto, era pagana e viveva in un mondo cristianizzato, che insomma, sì, era già abbastanza cristianizzato, magari poi ci torniamo quando parlerò delle vicende della morte di Ipazia. Ecco, dicevamo, Ipazia era sposata con Isidoro, ma si dice di lei che fosse casta, che fosse vergine. A questo punto, quello di cui vorrei parlarvi, che è proprio una proposta anche di lettura di questo aneddoto, vorrei suggerirvi almeno il modo in cui io tento di interpretare quando traducevo, mi sono detta, ma
a noi che interessa se Ipazia fosse vergine o meno, perché dobbiamo ritrarla come una Madonna. E allora ho provato ad interpretarla così, di nuovo pubblicità per gli acquisti. Ho letto un libro molto bello di Elisabetta Moro, si chiama L'enigma delle sirene, è un'antropologa, davvero meraviglioso. E allora vorrei proporre un parallelo fra le sirene, Partenope, la divinità appunto legata alla città di Napoli, e Ipazia contro Afrodite. Cosa vuol dire? Vuol dire che la verginità di Ipazia, questa è la proposta, la verginità di Ipazia non va intesa, secondo me, in modo cristiano, ma partenia, che è il termine greco con cui si traduce oggigiorno la verginità, secondo me non è del tutto congruente con il termine che utilizziamo noi cristiani, insomma, più o meno cristiani. Derivazione cattolica. Esatto. Cristiana. Che utilizza il mondo cristiano quando parla di verginità. Dunque, che Ipazia fosse sposata è un dato di fatto, anche se Toland poi ammette che magari sì, essendo la seconda moglie di Isidoro, è plausibile il fatto che sia passata la storia come sposa di Isidoro, magari era soltanto una fidanzata, di fatto poi fosse vergine. Solo che a noi non interessa. A Toland non interessa. A questo punto la proposta è che, secondo me, la partenia e la verginità non corrispondano completamente. Perché? Perché se la verginità oggi fa riferimento naturalmente all'unione carnale di un uomo con una donna, la partenia sta a significare qualcosa di diverso, vale a dire la condizione delle sirene, di cui tratta appunto il libro dell'Amoro, che si uniscono molto spesso, seducono marinai, naviganti, si uniscono a loro, però vivono in una condizione del tutto particolare. C'è un capitolo in questo libro che si intitola Contro Afrodite, proprio perché Afrodite era la divinità che presiedeva ai matrimoni. Naturalmente il matrimonio è il cardine sul cui poi viene costruita l'impalcatura della società. Le sirene invece, per varie ragioni, soprattutto per due ragioni, si pongono al di fuori della società. Questo non vuol dire che non si uniscano con degli uomini, quindi è proprio su questo che vorrei insistere, sul fatto che magari non deve interessarci il fattore sessuale, ma il fattore culturale di un mondo pre-cristiano, comunque non ancora cristianizzato. Ecco, secondo me la verginità di Ipazia, così come ci viene tramandata, va letta diversamente. Ora, queste sirene, che passano la storia come donne uccello in Omero, donne pesce, insomma, dopo Omero, rappresentano, e questo è quello che insomma sostiene anche Elisabetta Moro in questo suo bel libro, incarnano in un certo senso questo binomio natura-cultura. Ora, se la cultura può essere intesa anche come istituzione sociale, matrimonio e quindi anche istituzioni civili, società, la natura è appunto qualcosa di indomabile, di indomato, non ancora domato. E dunque le sirene avevano una vita propria, d'accordo, però vivono al di fuori della società e dunque si propongono, almeno nella mitologia, come in alternativa alla figura di Afrodite, che invece presiede al matrimonio. Ecco, secondo me il parallelo con Ipazia consiste proprio in questo, cioè nel fatto che Ipazia si è sposata, vive la propria vita, il proprio amore, su questo non c'è nulla di male, però in un certo senso è lontano da quello che è lo stereotipo femminile, dunque la struttura della società dell'epoca, purtroppo spesso anche di quella attuale. Vale a dire, Ipazia non è una donna relegata in cucina, come insomma alcuni vorrebbero le donne tuttora, è una donna che si dà alla cultura, si dà alla vita politica, è costantemente interrogata appunto come un oracolo dai magistrati, dagli uomini di politica. E dunque in questo senso propongo di leggere, quando vedrete, se vedrete al cinema Agora o se leggerete insomma questi libri, c'è anche il libro di Adriano Petta, un romanzo storico su Ipazia, ecco appunto, se vi avvicinerete al personaggio di Ipazia sicuramente vi imbatterete in questo aneddoto appunto sulla sua verginità. Personalmente ho provato a interpretarlo così, naturalmente mi rendo conto che si tratta di una proposta interpretativa forte, mi sarà contestata, mi è già stata contestata, però questo è un modo plausibile, anche perché Ipazia da pagana in un mondo cristianizzato appunto è un po' è plausibile che la sua verginità possa essere letta diversamente.